Orgoglio per un'altra opera realizzata dai Fabbri, installata qui a Rivarolo. Sì, oggi finalmente ci sarà l'inaugurazione di questa scultura che abbiamo fatto un paio di mesi fa. Siamo molto contenti, molto orgogliosi di questo, del fatto che l'amministrazione ci ha chiesto di realizzare questa nuova scultura dopo il Gallo e boh. Siamo contenti perché questo è un ricordo per quei quattro ragazzi che purtroppo non ci sono più e boh, ci fa molto piacere. Quindi realizzare un'opera uno ci mette anche il cuore, non solo l'arte. Sì, sì. C'è la fatica, ma c'è soprattutto il cuore per il pensiero, per questi ragazzi qua che ci hanno lasciato, sì. L'opera realizzata dai Fabbri, installata qui allo Spazio Elementare. Abbiamo deciso e avuto tutte le autorizzazioni per installarle qua. E ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha sempre supportato, in particolare l'assessore Ghirmu che veramente ci mette sempre il cuore e l'anima in quello che fa.
e abbiamo deciso di metterla qua perché questo è uno spazio aperto a tutti ed è giusto che il ricordo dei quattro ragazzi di quest'opera realizzata, pensata dal nostro concittadino Daniele Baudino e da sua moglie Silvia Tribuzio, che ringrazio tanto perché veramente anche loro l'hanno pensata bene, e realizzata con i loro amici Fabbri, sia in uno spazio dove può essere ammirata da tutti quanti, ed è un'opera che sicuramente farà parlare di sé in Rivarolo. Uno spazio soprattutto dedicato appunto ai ragazzi. Uno spazio, credo, concepito dall'amministrazione soprattutto per i ragazzi, qui dove c'erano le scuole elementari, infatti per ora si chiama spazio elementare, quindi è così, ed è giusto che stia qua e che possa essere ammirata dal più gran numero di persone possibile, perché è veramente un'opera in cui loro, i Fabbri, hanno lavorato con particolare zelo e ci hanno messo tanto, tanto amore in quest'opera. Un'iniziativa che piace, soprattutto perché si vede i Fabbri all'opera e che verrà riproposta il prossimo anno. Dobbiamo convincere i Fabbri a farlo, però magari no, diciamo che si potrebbe pensare a una cosa biennale, ma vediamo, ecco. Adesso Daniele è sempre molto gentile, però so che lui ci lavora tanto su questo, studia il progetto, lo realizza in piccolo nella sua officina, e quindi è un grande, però voglio dire c'è anche un grande lavoro dietro, e quindi deve essere un po', come dire, supportato anche in questo, e boh, vediamo. Il proverbio dice che non c'è due senza tre, allora due installazioni ci sono, la terza chissà.